fra Pallatese, che vediamo sarà in maglia rossa, contro Virtus in Pugna. Dai, 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 su! Bravo! Dai, maglia dai, verde, bravo, vai, vai, della categoria 2015 della Coppa Carnevale. Ecco, adesso ancora l'Otto in avanti. Virtus in Pugna, che ha una possibilità. Pallatese recupera. Scivolata, che però è riuscita per lo stesso a raggiungere il pallone e a segnare. Attenzione, intercetta, uno contro uno, tiro, gol, bellissimo! Devi scusare che mi metto in mezzo. Gol bellissimo del numero 16. Quindi 1-0 per la Virtus in Pugna. Jacopo, vai in barriera, Jacopo! Punizione adesso per la Virtus in Pugna. Con il destro l'arbitro dispone la barriera, il portiere si prepara, tiro, gol, bellissimo gol, il vantaggio della Virtus in Pugna, che appunto passa in vantaggio con una punizione bellissima. Attenzione, si trova sulla sinistra ancora l'autore del primo gol, numero 16, che prova il tiro, gol bellissimo ancora. Passa di nuovo ulteriormente in vantaggio la Virtus in Pugna, ma che bel gol del numero 16 della Virtus in Pugna. Gol bellissimo. 3-1. Ce l'ha ancora sul destro, entra in aria, tiro. Fuori, non c'è stato nessun tocco dei giocatori della Pallatese, quindi sarà rimessa dal fondo. Dove qua, Federico? Dai, sali, Federico! Alfo, dai! Andiamo su, Alfo! Attenzione, tiro, parata del portiere, bellissima, bellissima parata del portiere, gli fanno i complimenti e fanno bene perché è stata una parata bellissima. L'arbitro ha chiamato il fallo. Guarda che è verde, è verde da qua. Batte questa calcio di punizione, tiro fuori di poco. Numero 16, vediamo, tira, parata del portiere e gol, ma è stata bellissima la parata del portiere, che è stato coraggiosissimo a tentare di parare un tiro potentissimo. Ricordiamo che il pallone è molto duro e prima ce ne siamo resi conto anche. Comunque, gol della Virtus in Pugna, nonostante il bellissimo intervento del portiere della Pallatese, che si sta allacciando le scarpe. Quindi, pallone per Capone. Passaggio ancora. Attenzione, Virtus in Pugna in avanti, il numero 13, tiro! Parata del portiere, bellissima! Poi l'arbitro fischia un fallo di carica sul portiere, ancora parata bellissima del portiere della Pallatese. Alessandro, andiamo avanti. Pallatese adesso batterà la rimessa laterale, ancora in posizione di centrocampo. Contrasto, prova ad andarsene in avanti, arriva Manuela Capone che prova a difendere, pallone in mezzo per la Pallatese, tiro, parata del portiere, bellissima, ancora parata del portiere. È stata brava la difesa di Emanuela Capone, che ha rallentato i giocatori in maglia rossa, riuscendo quindi a consentire al portiere di parare. Massima del portiere. Virtus in Pugna che fraseggia, bellissimo passaggio sulla sinistra, giocano veramente bene. Triangolo, se ne va, attenzione, uno contro uno, tiro, parata del portiere ancora. Bellissimo triangolo, bellissima azione, bellissima parata del portiere, riparte la Pallatese, difesa ottima del numero 16. Questa rimessa laterale. Dribbling, cross, mette fuori la difesa della Pallatese. E adesso parte per la Pallatese. Parte per la Pallatese Giuseppe Strazzella, ma è fine primo tempo sul punteggio di 4-1.
i piccoli giocatori della Vallatese, perché fa ripetere il calcio d'inizio, perché c'erano giocatori di maglia verde da Virtus Irpinia dentro l'1-8. Ancora in avanti, tiro, gol bellissimo di Samuel D'Ambrosio. Inizia benissimo questo secondo tempo. Samuel D'Ambrosio con il numero 3 assegnato per la Virtus Irpinia. A ricominciare con Stefano Di Rienzo, pallone ancora per D'Ambrosio. D'Ambrosio se ne va sulla sinistra, aiutato anche da Capone, Manuela. D'Ambrosio è velocissimo, intervento difensivo stupendo di tutta la squadra della Vallatese, prima con i difensori e poi con il portiere. E quindi calcio d'angolo per la Virtus Irpinia, cross in mezzo ancora per Di Rienzo, tiro fuori, dice come battere la rimessa laterale. Selimi la batte, attenzione, contrasto, ancora Selimi, lotta Manuela Capone in avanti, ancora Capone, recupera palla la Virtus Irpinia con Di Rienzo, ce l'ha sul sinistro, prova il tiro di esterno e pallone sul fondo, sul destro, pallone indietro, attenzione, tiro di prima, ancora palla lì, Vallatese che ha l'opportunità, mischia, furiosa, recupera palla la Virtus Irpinia, dribbling, prova ad andarsene, resiste alla carica, D'Ambrosio, tiro, gol, bellissimo gol di Samuel D'Ambrosio, che ha recuperato palla dalla sua porta e ha fatto tutto il campo. Samuel D'Ambrosio, gol della Virtus Irpinia. Trasto, Anthony De Vito, la tocca per ultimo e calcio e rimessa laterale, contrasti su contrasti, mischie, ne esce vincitore Samuel D'Ambrosio che se ne va uno contro uno, tiro, gol, ancora Samuel D'Ambrosio, bellissimo gol. Complimenti a lui, la difesa è stata bravissima, è stata una buonissima difesa della Vallatese, ma Samuel D'Ambrosio è stato ancora più bravo e quindi segna il suo terzo gol. Rimessa laterale però adesso per la Vallatese. Vallatese ora con le mani in mezzo, Di Rienzo cerca di recuperare il pallone, forse ci riesce, forse no, parata del portiere e pallone che finisce rete, ma non è gol perché il portiere ha fatto una bellissima parata e ha subito anche fallo, quindi si è comportato benissimo il portiere della Vallatese. 34, mancano quindi un paio di minuti alla fine della partita e Vallatese che sta cercando di diminuire lo svantaggio. Gol della Vallatese, gol bellissimo, gol della Vallatese, festeggiano i giocatori in maglia rossa, ecco inquadrati. E quindi diminuisce lo svantaggio, bravissimi giocatori della Vallatese. Capone, Manuela Capone ancora nel pressing, Vallatese che se ne va, scivolata di Tranfaglia, attenzione, Tranfaglia e Capone se ne vanno uno contro uno, Tranfaglia, tiro, parata del portiere, bellissima, e su questa azione finisce la partita. Complimenti a tutte e due le squadre, anche al portiere che ha impedito che il pallone entrasse.